Ciao a tutti e a tutti, bentornati o benvenuti in un nuovo video. Oggi, come vedete, sono super colorata, che è un po' anche il mio mood in questi giorni, quindi ci stava a rispecchiarlo. Oggi sono qua per parlare di make up, quindi per tutte le amanti del make up rieccoci. E oggi andiamo a fare una sorta di restauro, anche perché facendo 2-3 conti sono circa 2 settimane che non mi trucco in maniera decente, quindi è giunto il momento. Quindi restauro da gabinetto del bagno, per non dire altro, a figona super gnocca, o almeno ci proviamo, ok? Non prendetemi troppo seriamente. Andrò ad utilizzare un bel po' di prodottini nuovi e altri meno di Maybelline. In più ne vedrete altri che già utilizzo da tempo e che mi piacciono per quanto riguarda la base e gli occhi. Io direi, onde evitare di far durare questo video una vita intera, di iniziare. Togliamoci gli occhialini, lo specchietto magico e iniziamo. Come sapete, io inizio sempre dagli occhi perché mi trovo più pratica, più comoda, così dopo non ho problemi con la base, e vado a sporcare la palpebra, così vado a fare una sorta di primer con il correttore, questo qui anti-age. Il colore è sempre il solito light, vedete, con la spugnettina sporca. Vado proprio così, anche perché adesso comincia a far caldo, estate, il trucco sì, deve rimanere, ma comunque bisogna essere anche un po' veloci, perché a volte capita le sere d'estate che ti chiamano così al volo, usciamo, andiamo, e sei struccata e ti devi truccare abbastanza in velocità. Questo è un po' lo scopo di questo video. Palettina che vado a utilizzare è questa Lemonade Crazy, guardate che bellezza. Questa contiene 8 colorazioni matte e 8 metallizzate, e poi al centro ha tutti i prodotti più grandi. Io vado a utilizzare questi toni che sono leggermente più caldi, e secondo me stanno bene anche con i colori che ho indosso oggi. Quindi prendo un pennellino da sfumatura, comincio con il colore Lemonade Crazy, che è questo bellissimo tipo senape. Questi colori sono belli pigmentati, non fanno fallout, quindi appunto inizio e sfumo tutto questo magnifico colore sulla mia piega. Data questa prima botta di colore, andiamo col secondo colore, che è Coral Punch, sempre con lo stesso pennellino, così ci aiuta anche a sfumare. Questa volta ci manteniamo un pochino più esterne con i colori, guardate che belli. Ora prendo un pennellino un po' più preciso e uso il colore Old Fashioned, poco poco lo prelevo e lo sfumo nella rima infracigliare superiore per dare un po' di profondità, e me lo porto anche un pochino nell'ultimo tratto, mi sfumo tutto. Ho sbucciato questi due ombretti, quello più scuro si chiama Sugar Coated, mentre questo qui più chiaro si chiama Strawberry Lemonade. Starebbero bene entrambi, però secondo me per l'opzione estiva sta meglio Strawberry Lemonade, quindi lo prelevo con il dito, così è bello pigmentato, e lo vado ad applicare. Guardate qua che meraviglia. E con un pennellino piccolino vado a prendere Main Squeeze, che è questo color champagnino super glitterato, e lo porto qui nell'angolo interno. Passiamo ai prodotti fondamentali di questo look. Visto che non c'è eyeliner, usiamo abbondante mascara. Ma prima del mascara, cosa fondamentale, primer pre-mascara. Questo è il The Colossal Big Shot. È un primer fatto in questo modo. Come vedete è super super ricco di fibre all'interno, super super nere, che aumentano ancora di più le prestazioni del mascara. Questo penso lo sappiate. Se non avete mai utilizzato un primer prima del mascara, dovete provarci. Vi cambia assolutamente la vita, lo sguardo, qualsiasi cosa. Vi faccio vedere su quest'occhio l'effetto con il primer e su quest'altro l'effetto solo con il mascara. Procedo con l'applicazione sempre con movimenti a zig zag, come se fosse un mascara. Lo applico in maniera generosa. Mentre aspettiamo che il primer si asciuga, vi faccio vedere il mascara che andremo a utilizzare, che è lo stesso della linea del primer. Questo esce in 3 forme diverse. Abbiamo il Big Shot originale, versione extra black e il waterproof. Logicamente per l'estate sarebbe meglio il waterproof. Noi oggi andremo a provare l'extra black. Questo è lo scovolino di tutti e 3 mascara, è uguale. Andiamo ad applicarlo sull'occhio senza primer. Prima passata sulle mie ciglia spigatelle. Una volta asciutto il primer, andiamo anche con il mascara e l'effetto è totalmente differente.
Questo è l'occhio col primer, questo è l'occhio solo con il mascara. Guardate col primer come crea più dimensione, più pesantezza delle ciglia, più volume. Io lo adoro. E adesso proseguo con le passate. Una volta che abbiamo ottenuto l'effetto desiderato con i nostri prodottini, per intensificare ancora un po' lo sguardo, utilizzo un po' del Kajal, sempre rigorosamente nero, leggermente nella rima interna, se ci riuscite, nella rima superiore. Fatto ciò, occupiamoci del viso. Utilizzo sempre il mio solito correttore anti-age, perché sapete che io d'estate non utilizzo fondotinta. Quindi tampono un po' di correttore. Mascara sotto lo andiamo a mettere dopo, abbiamo libertà di lavoro. Lo tampono bene, faccio il mio bel triangolino qui sotto, punta del naso, in mezzo al sopracciglio. Sfumo tutto quanto per benino. Quando siamo soddisfatti della nostra base, andiamo a incipriarla con un po' di cipria in polvere libera. Io utilizzo un pennello e tampono bene. Riprendo la mia palettina, ripasso il colore che avevamo messo nell'angolo interno e lo porto leggermente sotto. Lo porto un po' anche sotto il sopracciglio. Faccio un mix di questi due ombretti che abbiamo utilizzato nella piega e mi sporco anche un po' qua sotto. Come blush utilizzo questo, fa parte dei Face Studio ed è il numero 60 Cosmopolitan. D'estate mi piace fare una sorta di contouring proprio con il blush, quindi gli do questo verso un po' verticale e non può mancare l'illuminante. Applico lo stesso ombretto dell'angolo interno un po' con il dito, che vi ripeto è Main Squeeze. Guardate qua, bang! Ultimo prodotto, utilizzo una Super Stay Matte Ink che si abbina perfettamente al colore degli occhi, infatti è la numero 75 Fighter. Quindi questo è il look terminato, faccio vedere anche bene l'effetto del mascara, primer, senza primer. Vi lascio qua sotto nell'info box il link per l'acquisto diretto a questi prodottini che ho utilizzato. Fatemi sapere anche sotto nei commenti cosa ne pensate del look, se lo ricreerete, se vi piacciono i colori caldi o vi piacciono più quelli freddi. Io personalmente d'estate prediligo quelli caldi. Non vedo l'ora di leggere tutti i vostri commentini qua sotto. Vi mando un grosso bacio e vi aspetto al prossimo video. Ciao!